Si trova in coma farmacologico il ragazzino di 13 anni caduto dalla bici ieri in pieno centro a Fontanarosa. Le sue condizioni restano stazionarie nella loro gravità, ma già che abbia superato la notte rappresenta un segnale positivo. Ieri sera è stato operato, i medici del Santo Bono gli hanno inserito un sondino per assorbire l'ematoma in testa. Il ragazzo ha riportato anche una frattura al di sopra dell'occhio, ma a questo si penserà in un secondo momento. A Fontanarosa c'è grande apprensione, tutti conoscono il ragazzino per averlo visto sempre in giro per il paese con la sua inseparabile bicicletta. Tutti conoscono la sua famiglia, il papà noto commercialista e la mamma impiegata all'ufficio postale di Mirabella. In tanti pregano per lui ed attendono con ansia buone notizie da Napoli. L'incidente nel primo pomeriggio di ieri, forse a far perdere l'equilibrio e a provocare la caduta dell'adolescente, l'avvallamento di un tombino in via Pasquale Fucci, ma la famiglia sembra non concordare con questa ipotesi. Sta di fatto che il tredicenne è finito sul marciapiede battendo violentemente la testa a terra, riportando un forte trauma cranico. È stato trasportato in ambulanza al Frangipane di Ariano. In un primo momento il quadro clinico ha dato segnali positivi ai medici, ma poi c'è stato un progressivo peggioramento con il rischio di un'emorragia cerebrale e i medici di Ariano, dopo averlo stabilizzato, ne hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al nosocomio partenopeo.